Tra poco vedrete una scena che viene dal passato, come in un sogno. E nel sogno, sapete, tutto può accadere. Quindi vedrete una speziale del 200, una levatrice anche lei del 200, due medichesse del 400 ed una mistica, una santa del secolo XII che si incontreranno qui, nei misteriosi e magici Carruggi di Genova, dove questa notte tutto può accadere. Santi Cosma e Damiano, non è possibile che sia successo di nuovo. Aspetta, no. Oh, Madonna Benedetta! Irina! Caterina, buonasera! Che fate in giro a quest'ora di notte? Sono arrivata a Aurora del Porto, dove ho contrattato un buonissimo prezzo per una bella partita di pepe nero per la nostra bottega. Dove l'è? Quello desgraziato di me, fra, Dove è un lesueno. Sì. Sangue caldo, l'esigenza di un uomo. Devo capire, è andata bagagliata. È brava, che se siamo capire. Vabbè. E voi? Cosa fermi? L'abbiamo andato qui da solo? Esce. Vabbè, abitiamo vicino, andiamo a casa. Ma sai, andiamo a vedere insieme. Cosa c'è mai conto? Oh, Madonna Caterina! Vi ho trovata finalmente, vi ho cercata da Castello Sottoripa. Dovete venire subito! Per Santa Margherita, come si dice da parte, ma cosa è successo? Si tratta di mia moglie. Che novità! 5 giorni fa ha partorito un bel maschietto, là era buono. Tutte donne fanno così, eh? Sì, ma adesso ha un dolore nel cuore, piange sempre. Rifiuta il bambino, che piange pure lui. Disperato e affamato. E passa tutto il giorno davanti al caminetto, seduta lì, non fa nulla. Che cosa ne può? Che faccio io? Ma sono cose che possono capitare, caro figliuolo. Me l'avevo detto, io che ero troppo giovane per avere un figlio, È uno stato di melanconia, sì. E può durare anche molto tempo. Cosa ne fai? E non ci sono medicine. Era quello bello. E altre cose che fai? Guardate laggiù, che fortuna! Le due medichesse più famose della Liguria, e non solo. Così la Buonasera! Ma da dove ne venite? Cosa fate qua? Palazzo Campo Fregoso, dal Doge che ci ha chiamato. Doge? Il fratello sta male. Sì, proprio il fratello di Tommaso Campo Fregoso sta male, ha chiesto il nostro consulto perché non sanno che come risolvere il problema. E forse abbiamo trovato la soluzione. Che bello! Però voi ci sembravate un po' agitati. Un pochino, sì. Mia moglie... Ha avuto un bambino. Però ero troppo giovane per avere un figlio. Adesso so che di melanconia. Cosa è vero? Brutta situazione. Perché non esistono rimedi, massimo qualche tonico. Qua bisognerebbe portarsi a qualche sauna. Per poterci fare dare una mano. Santi. Ma chi? Santi. Santa! Santa chi? Santa Santi Integarda! È vero! Santa Integarda, illumina cibo. Santa Integarda, oro con nobili! Santa Integarda, oro con nobili! Santa Integarda, oro con nobili! Santa Integarda! Perché questo giovane uomo ha la moglie che rifiuta il bambino, l'ha buttata poco, adesso non lo vuole più. C'ha la malinconia, non ci sono medicine. Possiamo fare qualcosa? Da vista in questa situazione. Lo sapevamo, per quello che abbiamo educato. Keine medicine, keine pozione. Dateci un rimedio, aiutateci. Cosa possiamo fare? Music! Aia, music! Unica cosa che può far ritrovare armonia fra corpo e spirito. Aia, musica! Musica! Vabbè, non male come rimedio. Sicura? Da pace sofferenti. D'accordo. Danziamo. Danziamo. Allegra. Venga, movimento. Tucchia. Voi conoscete tutti. Aiutatemi. Tucchia. Music. Musici. Va bene. Forza. Allegra. Thank you.
donne e messeri, il nostro sogno piano piano svanisce. Ma prima del risveglio vorrei che veramente vi ricordaste tutti di queste donne che in un'epoca, diciamo la verità, non troppo propensa a dare al genere femminile il suo giusto peso, il suo giusto riconoscimento, hanno saputo guadagnarsi la fiducia di tante persone, inclusi gli uomini di governo. Ad esempio, se siete stati attenti, vi ricorderete il nome del doge di Lord Tempi. Ve lo ricordate? Allora, voglio essere buono. Vi do tre opzioni per la risposta. Dunque, il doge poteva chiamarsi Enrico Dandolo, oppure Tommaso Campofregoso, oppure poteva essere Faccino Cane. Pensateci, è un nome che potrà venirvi utile nel vostro percorso. Ora però voglio darvi veramente i miei ringraziamenti per la vostra attenzione e vi invito a fare un bel applauso all'Associazione Iannotemporis.